Sarajevo, Europa e Oriente frammisti, cimiteri maomettani nel cuore della città cristiana, mélange viennese e caffè turco. Così scriveva nel 1929 il giornalista italiano Luciano Magrini in un libro inchiesta sull'attentato. C'era dell'esotismo in quelle parole. Ma allora Sarajevo era davvero una meta lontana, una città di frontiera, un'identità multiculturale, diremmo oggi. La stessa multiculturalità che la condannerà nel lungo assedio degli anni 90. E c'è un link che collega la Grande Guerra e l'ultima guerra balcanica. Si affermano gli stati mononazionali che al limite tollerano le minoranze etniche. Penso che la Bosnia asburgica, a 100 anni di distanza, serve ancora da monito, cioè ogni volta in cui si cerca di esportare la civiltà sulla punta delle baionette si rischia poi che le cose scappino di mano. Chi ricava questo insegnamento dalla Grande Guerra è Fabio Giomi, un giovane storico che si occupa di Balcani all'Istituto di Studi Avanzati di Budapest. E scopriremo che questo insegnamento non riguarda solo la Bosnia. Ma per ora rimaniamo nel 1914. 9 luglio 1914. Il ministro degli esteri di Vienna, Berchtold, consegna all'imperatore una lettera in cui il presidente del Consiglio ungherese si schiera contro la guerra. Francesco Giuseppe chiede che si raggiunga un compromesso all'interno del suo governo. Compromesso raggiunto il 14 luglio in un faccia a faccia fra il capo di Stato Maggiore Konrad e l'ungherese Tisza. Con l'aiuto di Eugenio Berra e Vesna Maglov siamo andati al Bosniansky Institute di Sarajevo e abbiamo recuperato alcune prime pagine di quei giorni del 1914, in particolare del Sarajevski List, un giornale moderato, finanziato di fatto, come il resto dei quotidiani di allora, dal governo di Vienna nel tentativo di creare consenso e smorzare i nazionalismi. La sua particolarità era che usciva sia in cirillico che in caratteri latini. Il 29 giugno 1914 il Sarajevski List esce in edizione straordinaria. Il governo bosniaco introduce il tribunale speciale nei territori del proprio Stato. È prevista la pena di morte per i seguenti reati: crimini contro forze militari, turbamento dell'ordine pubblico, insurrezioni, omicidio, furto. Torniamo a Fabio Giomi, lo storico che si occupa in particolare di quella zona dei Balcani. L'occupazione austro-ungarica della Bosnia era considerata un passo in avanti dai bosniaci rispetto a 5 secoli di dominazione ottomana? Beh, in parte direi di sì, soprattutto da parte dei ceti urbani non musulmani che vivevano in Bosnia Erzegovina. Per secoli l'impero ottomano è stato un passo avanti, diciamo, per usare la tua espressione, rispetto all'impero asburgico e potremmo dire anche all'Europa più in generale, perché mentre in Europa non c'era tolleranza religiosa, nell'impero ottomano le religioni monoteiste non musulmane erano ammesse anche se in una posizione di inferiorità rispetto ai musulmani in cambio del pagamento di un'apposita tassa. E anche quando l'impero asburgico occupò la Bosnia, quindi fra il congresso di Berlino e la prima guerra mondiale, questa regione venne trattata in modo molto simile ad una colonia, diciamo. Cioè, l'amministrazione rimase in mano al Ministero delle Finanze e i bosniaci non ebbero di fatto alcun potere decisionale reale fino alla Prima Guerra Mondiale. La presenza asburgica in Bosnia fu accompagnata da una retorica che potremmo chiamare civilizzatrice. Cioè Vienna, al momento in cui varca la frontiera, legittima questa scelta politica dicendo: noi portiamo la civilizzazione, la cultura occidentale, potremmo dire, in questa provincia ottomana, in questa provincia orientale. E una retorica che tra l'altro negli ultimi 10 anni molti studiosi hanno comparato proprio alla retorica che le potenze coloniali tradizionali come la Francia e l'Inghilterra sviluppavano nei confronti delle proprie colonie. In altre parole, l'Austria era lontana dall'essere il paese di libertà civili, così come l'impero ottomano era lontano dall'essere il paese della barbarie. Autista Moravo, 100 più 10. Un progetto per capire le guerre di oggi attraverso la Grande Guerra.
3 luglio del 1914 il Sarajevski List esce con un solo grande titolo, Giorni neri, e un solo articolo, in tutta la pagina, listata a lutto. La grandiosa Vienna ieri era completamente morta. Il treno arriva alle 10 e i defunti sono accolti da Franjo Josif e dalle alte cariche dello Stato. La stazione è avvolta di drappi neri. Si sentono colpi di tamburo e forti singhiozzi. Centinaia di migliaia di viennesi stanno inginocchiati e in preghiera lungo la strada, dalla stazione alla chiesa. L'articolo del Sarajevski List si occupa poi dei figli di Franz Ferdinand e di Sofia. I piccoli orfani, si legge, invece di abbracciare la cosa più cara al mondo, invece di rallegrarsi tra le braccia dei loro genitori, vengono invece a sapere che hanno chiuso i loro occhi per sempre e che non li vedranno mai più. Chi potrà mai sostituire la loro madre? È questo, conclude il giornale bosniaco, il punto più doloroso della tragedia. Autista Moravo, 100+10. Un progetto per capire le guerre di oggi attraverso la Grande Guerra. La Grande Guerra chiude sostanzialmente l'era degli imperi multinazionali e apre, come detto più volte, l'era dei nazionalismi e dunque delle minoranze che al massimo si possono tollerare o usare come pedine di un grande gioco. Giovanni Schininà insegna storia all'Università di Catania. Sono sicuramente crollati i grandi imperi multinazionali, pensa a quello asburgico, pensa alla Russia zarista, alla stessa Germania guglielmina. Tra l'altro l'impero asburgico si disintegra completamente dal punto di vista del territorio. Tuttavia, se noi parliamo di stati nazionali che si sono formati sulle ceneri dell'impero austro-ungarico, parliamo dell'Europa centro-orientale ovviamente, ebbene questi stati non erano per nulla omogenei dal punto di vista etnico, comprendevano delle consistenti minoranze etnolinguistiche, in aggiunta con l'aggravante che i governi di questi nuovi stati nazionali, possiamo dire, perseguirono per lo più una politica di sottomissione di questi gruppi minoritari che forse fu più rigida, più intollerante addirittura di quella esercitata almeno dalla metà austriaca dell'impero. Ha fornito peraltro la presunta, diciamo, giustificazione alla Germania nazista per intervenire negli anni 30 a difesa delle minoranze di lingua tedesca. Insomma, credo che i trattati di pace dopo la Prima Guerra Mondiale hanno causato una fonte di instabilità, non soltanto con il famoso diktat delle riparazioni economiche che furono imposte alla Germania, ma penso anche per l'incapacità di favorire, possiamo dire, un'applicazione realistica, concordata, democratica del principio di autodeterminazione nazionale, il principio wilsoniano, sempre parlo dell'Europa centro-orientale, dove dunque continuarono ad esserci degli stati plurietnici che però si comportavano come se fossero degli stati nazionali con una sola etnia che poi era quella dominante. Cioè entra in campo il concetto di minoranza da in qualche modo tollerare all'interno del proprio stato. Sì. C'è uno storico inglese che si chiama Mark Masowell che ha affrontato bene l'argomento e ha rilevato come in effetti la società delle nazioni non era in grado di imporre una politica che difendesse i diritti delle minoranze, anche perché poi gli stessi inglesi e i francesi, che noi sappiamo avevano un immenso impero coloniale, potevano essere facilmente attaccati di praticare essi stessi una politica delle minoranze, anche se al di fuori dell'Europa, ma non democratica. Se è vero che la Grande Guerra e i successivi trattati di pace hanno incendiato i nazionalismi e hanno disegnato assurdi confini con il righello, forse anche i moderni conflitti balcanici sono eredità del 14-18. Sentiamo ancora Fabio Giomi, storico all'Istituto di Studi Avanzati di Budapest. Certamente sì, nella misura in cui la Prima Guerra Mondiale fissa un principio chiaro, cioè fissa il principio che l'unica forma di organizzazione politica legittima sono gli stati-nazione e stati-nazione che sono appunto espressione di una nazione precisa con dei confini precisi
E il contraltare di tutto questo è la nozione di minoranza, che viene proprio codificata alla fine della prima guerra mondiale. Solo che in uno spazio post-imperiale come i Balcani, dove appunto le popolazioni vivevano sparpagliate, si parlavano spesso molte lingue contemporaneamente nella stessa casa, lo stesso individuo non era pacifica la sua identificazione nazionale, diciamo, no? E voilà, quando queste, la categoria di Stato-Nazione, che è stata elaborata in un certo contesto, che è stata elaborata in Europa occidentale, la si cerca di applicare nel sud-est europeo, che al contrario era uno spazio imperiale, poi le cose non funzionano e a distanza di un secolo si continuano a pagare appunto questa difficoltà di far aderire un modello e quello Stato-Nazionale ad uno spazio post-imperiale. Sarajevo, la città dove il Novecento ha svoltato con l'attentato a Franz Ferdinand e dove il secolo breve è finito con la pulizia etnica. Il centenario della Grande Guerra è vissuto come una fastidiosa prova di ipocrisia occidentale. I cittadini sono stanchi di questi dibattiti, pensano a come trovare qualcosa da mangiare, ad un posto di lavoro, ha detto a Osservatorio Balcani Zlatko Dizdarević, giornalista e scrittore sarajevese. Siamo stanchi di queste promesse europee che qui vengono regolarmente disattese. 20 anni fa, ha aggiunto Dizdarević, ho scritto un libro dal titolo L'ONU è morta a Sarajevo. Oggi penso che sia l'Europa ad essere morta a Sarajevo. L'Europa è divisa in est e ovest. Guardate l'Ucraina, alla Siria. Sono il risultato di sogni imperiali e di ambizioni neocoloniali. Autista Moravo, 100 più 10. Un progetto per capire le guerre di oggi attraverso la Grande Guerra. Enver Azimerspakic è il direttore del progetto per ricreare un nuovo museo d'arte contemporanea a Sarajevo. È convinto che il linguaggio artistico sia multiculturale e possa contribuire alla convivenza. Nei giorni scorsi era a Milano per raccogliere altre opere di artisti internazionali e Tiziana Ricci non si è fatta scappare l'occasione di intervistarlo. Sarajevo è una città veramente particolare, come il Dio ha scelto di creare un punto di incontro dei mondi. Così fino a Sarajevo è arrivato mondo cattolico, diciamo impero romano dell'Occidente. Da Sarajevo comincia il mondo ortodosso, che è impero romano dell'Oriente. Fino a Sarajevo è arrivato mondo di Islam, impero ottomano. E anche dopo, durante altre guerre, fino a Sarajevo è arrivato anche impero austro-ungarico, possiamo dire anche impero di Grande Germania, ma forse anche impero di Napoleone. Poi se andiamo oltre, fino a Sarajevo è arrivato impero del socialismo, da altra parte impero del capitalismo. È stato un incontro veramente miracoloso. Così io penso che non c'è nessuno in Europa che può capire meglio che i cittadini di Sarajevo, anche di tutta quest'area di Bosnia e Erzegovina, quale assurdo, quale follia combattere uno contro altri. E noi siamo arrivati al punto della maturazione spirituale di non desiderare più di essere contro nessuno, ma che dobbiamo andare oltre, che dobbiamo superare le divisioni anche delle razze, anche delle regioni, anche delle nazioni, perché questo è l'unico percorso sano per un bel futuro della nostra pianeta. Così io penso anche questi momenti della ricorrenza, del
guerre del passato, diciamo la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ma anche la terza guerra mondiale, che è stata guerra fredda, che è finita con questa situazione della divisione Bosnia e Herzegovina nel punto finale. Ora devono servire solo per portare avanti la coscienza che noi siamo tutti non cattolici, musulmani, ortodossi, oppure noi tutti siamo esseri umani. Autista Moravo, 100 più 10. Un progetto per capire le guerre di oggi attraverso la Grande Guerra. Per i 100 anni della Grande Guerra, l'ambasciata italiana ha scelto di invitare a Sarajevo l'orchestra di Piazza Vittorio e Ginevra Di Marco. Un modo per affermare che la multiculturalità è un processo irreversibile e moderno. È stato bello perché abbiamo portato l'Italia nel modo che a noi sembra più bello, che è quello poi della multiculturalità, no? Per cui portare un'orchestra che è italiana di fatto, ma non come nascita, non come provenienza, loro sono 20 artisti e musicisti che vengono da tutte le parti del mondo, quindi fedeli, insomma, e tendo molto al fatto che la multiculturalità porta solo bellezza e la diversità arricchisce soltanto, ed è appunto un modo per arricchire le nostre esistenze, quello di avere a che fare con di altre persone, di altre culture. Facciamo solo un gioco finale. Stasera ti chiedono un bis e ti chiedono un bis pacifista. Todo cambia, che è una canzone che sto cantando da poco tempo, ma che mi ha innamorato moltissimo. Credo che sia un grande passaggio quello di pensare che tutto può cambiare, soprattutto all'interno di noi stessi e delle proprie esistenze. Ed è solo attraverso questo passaggio che poi veramente forse possiamo pensare di cambiare le cose. Ed è un grande messaggio di pace e di speranza, quindi tutto cambia sicuramente. Il pastore con il gregge, tutto cambia mano a mano, e che anch'io cambi non è strano, cambia, tutto cambia, cambia, tutto cambia. Cambia il più raro brillante, ogni giorno più splendente, cambia rotta il pellegrino, cambia il cuore di ogni amante, cambia il passo del viandante, anche se si fermerà, tutto cambia mano a mano, e che anch'io cambi non è strano.
Avete ascoltato Autista Moravo 100 più 10. Un progetto per capire le guerre di oggi attraverso la Grande Guerra. Ideazione di Danilo De Biasio e di Martino Iniziato per Laboratorio Lapsus. Prima in onda su Radio Popolare, ora online sul canale Spreaker di Fondazione Diritti Umani.